Ciao a tutti amici, Namaste. Oggi vi presenterò una variante del saluto al sole, Surya Namaskar, una pratica che nello yoga viene utilizzata per riscaldare il corpo prima di iniziare la pratica di asana. E la consiglio a chiunque debba iniziare anche una qualsiasi attività sportiva per riscaldare il corpo e comunque mettere in moto la nostra energia. E ottimo appunto come pratica della mattina per riattivare il corpo e iniziare con vitalità la nostra giornata. Ok, iniziamo, ci posizioniamo sul nostro tappetino, tranquillizziamo il nostro respiro, prendiamo coscienza del corpo, dei punti d'appoggio a terra e dei punti di contatto delle nostre mani. Espirando, portiamo il mento verso il basso. Inspirando, allunghiamo le braccia verso l'alto, spingendo il pavimento pelvico in avanti. Espirando, allungo bene le mani, fletto le ginocchia, porto l'addome sulle cosce, mani accanto ai piedi. La prossima inspirazione, porto la gamba destra dietro, appoggio bene la pianta del piede. Inspirando, un gesto del saluto, vado nella posizione del guerriero, Virabhadrasana 1. Espirando, di nuovo scendo, mani a terra, e vado nella posizione della tavola, attivando l'addome. Qui inspiro ed espirando lascio cadere ginocchia, petto, mento a terra. Inspirando, con i piedi spingo in avanti, vado in un piccolo cobra. Inspirando, punto i piedi a terra e vado nella posizione del cane, dove rimango per un paio di respiri. La prossima inspirazione, porto lo sguardo in avanti, il piede destro, appoggio il sinistro, di nuovo Virabhadrasana 1, posizione del guerriero, inspiro. Espirando, mani a terra, di nuovo inspiro. Ed espirando vado in Padastasana. Ora prova a tenere le ginocchia tese. La prossima inspirazione, stendo le braccia, attivo le mani, torno su ed espirando palmi in contatto. In Samastiti, posizione d'inizio, rilasso. Facciamo una seconda sequenza. Inspiro ed espiro nella posizione di base. Di nuovo inspiro su. Espiro, stendo le braccia, ginocchia flessibili. Ora gamba sinistra dietro, Virabhadrasana 1. Inspiro ed espirando di nuovo scendo. Inspiro nella tavola e espiro appoggiando ginocchia, petto, mento. Inspiro in Bhujangasana, il cobra. Espiro in Ankur-Padmasana, la posizione del cane. Un paio di respiri rimangono. Sguardo in avanti, gamba sinistra in avanti, trovo l'appoggio del piede destro. Inspiro, Virabhadrasana. Espiro, in Padastasana. Inspiro, allungo verso l'alto. Espirando, torno. In Samastiti, ascolto il mio respiro. E gli effetti della pratica. Molto bene, quello che vi consiglio è di ripeterla per alcune volte, chi non l'ha mai fatto magari può ripetere per 3-4 sequenze, quando invece diciamo avrai preso bene il tuo ritmo e avrai imparato bene la sequenza e è consigliato farlo per 12 volte. Ok, grazie di avermi seguito, spero che questo video ti sia stato utile, ti invito a mettere un bel like, a lasciare un commento se vuoi e ad iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Namaste, grazie.